identità golose, siamo con un personaggio, io lo dico che è matto come un cavallo, ma è di una simpatia pazzesca, è Andrea Mainardi, e ci racconta un pochino la sua cucina. Il mio ristorante innanzitutto è un po' particolare, Officina Cucina è un ristorante con un solo tavolo, ospito da un minimo di due ad un massimo di 10 persone, si mangia un po' quello che dico io, è un percorso guidato di 10 portate e il concetto è quello di coccolare un unico tavolo. Cesare è uno dei miei soci, uno delle persone che hanno creduto in me per la prima volta, e quando andiamo in giro ormai leghiamo all'arte, alla cucina, e quindi come oggi un mio risotto, in questo caso con la liquirizia, il limone e l'ostrica grattugiata, lo abbiniamo a una sua creazione. E questo cosa ci piace moltissimo, anche perché per noi è più che un lavoro, è un divertimento, lo facciamo con grande entusiasmo. E quindi... Ieri sera abbiamo mangiato delle cose che ci hai preparato al Boscolo, in occasione di una serata un po' particolare, si parlava di tartufo, parlava di altre cose, cosa diavolo ci hai fatto ieri? Agroitica, insomma, a parte essere un'azienda straordinaria, sono degli amici e insomma, con loro è nata questa situazione con prodotti alternativi nati dal caviale, come il caviale grattugiato, delle lamelle di caviale marinate, insomma un prodotto nuovo e in una serata straordinaria, insomma ci siamo divertiti. Adesso invece parliamo di New York. Tutto nasce sempre dal solo tavolo, si fanno comunque molte conoscenze, insomma ti fa vedere le cose in modo diverso, e insomma, l'anno scorso è nata l'idea con un nostro socio bresciano di andare all'estero. Quale miglior piazza se non New York? È annesso a un albergo ostello molto particolare, già operativo, già funzionante, nella Bowery, tra Soho e Nolita, quindi nel cuore di Manhattan, e credo a fine aprile partiamo anche noi. È un ristorante che terrà 40, 50, 60 posti, una cucina bresciana bergamasca, perché io di origine sono bergamasco, anche tra bresciani e bergamaschi dobbiamo stare un po' attenti a dire... Casoncelli, ravioli, piatti molto nostri, molto della tradizione, e poi io andrò là una volta nei due mesi a dare un'occhiata e cercherò di riproporre comunque la mia cucina in quelle poche settimane che rimarrò lì ogni volta. E poi quando vedrai che l'allegria si va un po' giù, vai là a tirarla un po' su. Sì, anche perché noi dove arriviamo facciamo sempre un gran casino noi. Allora, tu sei di una simpatia pazzesca, e quindi questa te l'avrà data la tua mamma, immagino. Invece la professionalità chi te l'ha data? Professionalità, grandissima scuola da Gualtiero Marchesi, dove insomma con Bertone, è nato tutto da lui alla fine. Poi abbiamo fatto altri ristoranti con chef importanti, Paolo Vai, Paolo Frosio, Corrado Fasolato, e senza dimenticare un grandissimo che è Fabio Sessini dalla Sardegna, insomma all'età di 12-13 anni, alle prime stagioni, insomma, mi ha svezzato in modo aggressivo. Complimenti per tutto quanto. Gentilissimi, buon proseguimento, perché qua c'è da lavorare. Grazie mille. Grazie.